Lassù tra le stelle dirai al Signore che un vil peccatore tue lodi cantò. È più facile che un cammello e il passo per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Esse, ancora più stupite, dicevano tra loro: e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandosi in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Parola del Signore. Ho peccato poco tempo, ma questa pagina è di un'attualità, di spiritualità personale. Sapete perché non siamo santi? Noi sacerdoti consacrati, battezzati, perché? Perché ancora non comprendiamo che tutto è possibile a Dio. Noi, e chi può essere, i santi ci sono nati, è difficile fare questo. Ancora non hai capito. Che cosa? Tutto è possibile, devi desiderarlo. Desideralo, desideralo. E Gesù poi fa, ecco, vado alla psicologia di questo incontro. Era sincero quest'uomo, non doveva essere tanto giovane, perché si dice fin dalla mia giovinezza. Comunque, questo fratello nostro poteva avere 30 anni, 40 anni, non sappiamo, questo era sincero. Maestro, maestro, cosa devo fare per la vita eterna? Sincero il desiderio. Desiderio però ancora senza aver capito che cosa significa farsi santo e seguire lui. Senti, osservi come te. L'ho fatto, e osservate. Allora senti, fai un salto di qualità. Un salto di qualità. Cosa devo fare? Quello che hai. Va, vendi, dallo, poi torna, hai un tesoro, vieni e seguimi. Che cosa vuol dire Gesù? Già osservavi i comandamenti. Ma cosa gli mancava allora? Gli mancava la virtù dell'offerta, la virtù dell'osservanza, cioè osservava materialmente, sincero, ma ancora gli mancava il distacco del cuore dai beni che aveva. Difatti, la prova, appena disse vavende, noi non siamo santi perché forse lo desideriamo sinceramente, ma nell'usare i mezzi torniamo indietro, noi vorremmo servire il diavolo, il bene e il Signore. No, non si scherza, deciditi. Venne a portare la spada, se ancora nel tuo cuore sei legato a quello che magari dai, lo hai dato, ma sei legato nel cuore, tu ancora sei ricco, non di virtù, di egoismo, di ricchezze. Beati quelli che non sono ricchi. Attenzione, ci sono sante ricche, imperatori. Cos'è l'agguato psicologico della ricchezza. Sapete, chi ha ricchezze allora, mamma che bella, è felice, felice, e vorrebbe aumentarle. C'è la parabola del ricco pulone, sapete, vorrebbe aumentare, e allora non sa più a Dio, pensa arricchiamo, e perde l'anima. Sapete San Francesco cosa diceva? Non vogliamo nulla, povero! Francesco, perché se sono povero, non posso difendere casa, non tengo armi perché non devo difendere niente, mi affido a Dio. Ancora l'uomo, noi siamo distaccati materialmente dalle cose, ma forse nel cuore possediamo tante cose che offendono Dio, tante cose, forse non abbiamo rinunciato a fare famiglia e viene la tentazione di avere una moglie, di avere un marito, hai rinunciato a tante cose e viene la moglie delle ricchezze. Le tentazioni si superano e la tentazione non è un male. È un'occasione per crescere nella vita. Allora, perché non sono santo? Perché ancora non credo che tutto è possibile a Dio. E chiudo con una battuta biblica. La fede di Abramo. Abramo piangeva quando saliva per sacrificare il figlio. Non dubitava di Dio, non capiva. Però, papà, dov'è? Dio provvederà. È pronto a uccidere e ha provveduto. Fermati, ho visto la tua fede. A noi manca questa fede completa, vivere di abbondo di Dio, niente dovrò temere se Dio è con me. Amen. Lassù tra le stelle dirai al Signore che un vil peccatore tue lodi cantò.